più a lungo, più a diciamo. lungo con Giuseppe Scopelliti, Marcello Viola, questo Cazzà di Giglio, poi in un secondo tempo Costrangio, Ruga, un certo Domenico, non mi ricordo il cognome. Vabbè, diciamo questi sono quelli con i quali lei Sì, più o meno ha avuto sì. i periodi più lunghi di detenzione in cella. Oh, senta, veniamo un attimo a questo signore di cui lei ha fatto cenno come persona con il quale faceva i passeggi, questo Scotti Pietro. Innanzitutto è Scotti, lei è certo del cognome? Scotto o Scotto. Scotti? Scotto, Scotto è. Scotto Pietro. Sì. Oh. Lei con questo signore ha avuto modo di Sì. conoscerlo, di Sì. parlargli? Allora, quando arrivò questo signore, passeggiava da solo. I suoi paesani, questo Pietro e questo Antonio Lopresti, l'hanno fatto avvicinare. Gli dice: Pietro, avvicinati. Passeggiava con noi, e quindi si sono messi a parlare con Lopresti e gli diceva: ma come ti sei trovato in questa situazione? Tu che sei un lavoratore, diceva: io non so niente, Totò, Totò, io non so niente sta faccenda, dice. E gli dava la colpa a un certo Giovannaiello. Dice: la colpa è tutta sua, dice, da quando è entrato nella nostra famiglia, che ha preso amicizia con mio fratello, ci ha rovinato a tutti. Posso dire anche quello che diceva liberamente? Sì, deve dire le parole, anche se si Sì, tratta di diceva: parolacce. questo sfregiato, questo bastardo, questo sbirro, dice. E Antonio Lopresti rideva, dice: questo Pietro si vedeva scherzare e quindi si rivolse a Lopresti dicendo: ma vossia, posso parlare? Sì. Vossia, dice, vuole babbiare con mia, dice, ma perché lei non lo capisce, non conosce Aiello. Dice: quello che lavorava alla polizia a Palermo, a San Lorenzo, dice, anche lei la conosce. Questo è il tenore del discorso. Sì. Oh, allora, fermiamoci un attimo. Lei riesce a collocarlo nel tempo questo discorso? E allora, questo discorso io. Senta, guardi, io le cerco di dare, lei ricorderà che ci sono stati gli attentati cosiddetti in continente, no? Sì. Quelli che hanno riguardato le città d'arte, quindi Firenze, Roma, Milano, eccetera, a partire dall'attentato a Maurizio Costanzo. Per cercare di ancorare un minimo temporalmente. Questi discorsi che lei ricordi si collocano in epoca antecedente, in epoca coeva o in epoca successiva? Sì, Questo di questo discorso, questo. che questo discorso che viene alla Sinara? No, Sì. Prima questo discorso viene prima. delle stragi del 93? Sì, prima. Perché lui, questo Pietro, diceva che suo fratello era latitante Scusi, aspetti, per. aspetti, aspetti, adesso ci arrivo a quello che diceva. Prima delle stragi del 93. Allora, c'è prima l'attentato a Maurizio Costanzo, poi Sì. c'è l'attentato di Firenze e poi ci sono gli attentati di Roma e Milano. Sì. Rispetto a questi tre attentati che si colgono tra il maggio e il luglio del 93, è prima anche di quello di Maurizio Costanzo o è in mezzo a questi? Guardi, io mi ricordo che appena hanno attuato il 41 bis, dopo l'attentato al dottore Falcone, ci hanno trasferito Sì, subito. Quindi questo fatto è avvenuto dopo. quindi prima dell'attentato a Maurizio Costanzo. Sì. Senta, fermiamoci un attimo, ma lei lo sapeva per che cosa era detenuto questo Allora, Scotto? posso dire una cosa? Questo discorso di questo Pietro Scotto avviene dopo l'attentato a Borsellino. Perfetto, sì, l'abbiamo capito. Io volevo capire Sì. da luglio del 92 in poi, siccome lei è stato alla fine del 95, quando si era collocato. Lei dice, io ricordo prima dell'attentato di Maurizio Costanzo. Sì. Io voglio capire una cosa. Lei sapeva per cosa fosse detenuto questo che lei ha raccontato è il primo, è il colloquio iniziale, diciamo, come lei conosce questo Sì, signore, giusto? sì.
Lei lo sapeva per cosa fosse detenuto questo Scotto? E me l'ha detto lui. Lo ha detto lui? Sì. Era, se non mi ricordo male, per lo stesso fatto di suo fratello, per l'attentato a Borsellino. Oh. E altra cosa. A questo discorso, innanzitutto, se è stato un unico discorso o sono stati più discorsi? No, solo una volta è successo questo fatto. Una sola volta? Sì, perché poi... Poi lui è stato trasferito. Poi è stato trasferito. A questo discorso assistete solo lei, questo Lopresti e questo Pietro? Tutti. Tutti quanti al passeggio? Tutti quanti, sì. Cioè, tutti... Sì, no, perché? Le spiego perché. Perché a un certo punto... quando Lopresti lo vede che svantasia, gli dice: Pietro, tappa da buca. E quindi l'hanno allontanato. Sì, però dico, a questo discorso che lui fa, a questo sfogo, tutti quelli che erano al passeggio in quel momento hanno assistito. Sì. Senta. Lei lo sa che lavoro facesse questo quando sì, era libero? Sì, ma lui lavorava nella Sielte, sia lui che il fratello. Alla Sielte? Sielte, sì, una società telefonica. E del fratello che cosa gli dice? Del fratello dice che era latitante, che lavorava alla Sielte, che gli portavano, che lui allora diceva che nel mandato di cattura, a meno se diceva la verità, che suo fratello insieme a questo Aiello avevano intercettato il dottore Borsellino prima che rientrasse a casa. Cioè, scusi, non ho capito, Scotto diceva che nel mandato di cattura c'era scritto sì. Che il fratello e Aiello avevano... No. Il fratello aveva intercettato? Sì. E questa accusa che veniva mossa al fratello, lui si è espresso, ha detto se era vero, se non era vero? Gliel'ho detto, gli davano la colpa, lui gli dava la colpa a questo Aiello. Sì, ma rispetto al fratello, le accuse che erano state mosse giudiziariamente al fratello, lui diceva che il fratello c'entrava o meno nella strage? Guardi, lui ha... Non ha detto che c'entrava. Non l'ha detto. Dice, da quando questa Aiello è entrato a casa nostra ci ha rovinato a tutti. E rispetto a sé che cosa diceva? Che lui c'entrava nella strage? No, io non c'entro niente, io sono un lavoratore. Ma pure Lopresti che lo diceva. Diceva che è un lavoratore. Senta. Su questo fatto, perché cosa fosse detenuto, lei oggi ha detto... Me lo ha raccontato lui che era detenuto per Via D'Amelio, sostanzialmente. Sì. In realtà, nel verbale del 19 novembre 2014, sì. Che noi abbiamo in atti, alla pagina 177-181, 177, le chiedono come è avvenuto, come le devo dire, il primo discorso che lei ha preso, come è entrato in quel discorso? Sì, io sono entrato in questo discorso perché non conoscevo, ho detto io, questo chi è? Sì. A chi? Ha chiesto chi è? A Giuseppe Scopelliti. Dice, questo qua dice che gli portano la strage di Capaci insieme a Salvatore Riina. È vero. Quindi me l'hanno presentato, Scotto, ci siamo presentati. Sì. Cioè il problema è che in questo verbale lei dice di aver appreso, prima di parlare con Scotto, da Scopelliti che lui era... Sì, è vero. Però oggi ha detto che gliel'ha detto Scotto. Sì, però lui, questo qua, poi ce l'ha presentato... Questo Antonio Lopresti. Sì, questo l'ho capito, dico, però lei... Scopelliti lo verbale... sapeva chi era. Scopelliti lo sapeva, me l'ha detto a me, ma non è che abbiamo parlato. Quindi com'è la questione? Gliel'ha detto Scotto che era imputato per Via D'Amelio o gliel'ha detto Scopelliti? Allora, scusi, allora io appena ho visto questo nuovo, io dico, Peppe, chi è questo qua? Dice, è un siciliano, gli portano la strage di Borsellino. Ecco, e il discorso si è chiuso là. Poi... Mentre noi passeggiavamo insieme a Antonio Lopresti, l'hanno chiamato e quindi passeggiavamo tutti insieme. Ho capito, quindi conferma questa dichiarazione, sì, cioè, che gliel'aveva chiesto a Scopelliti. Sì.
perché veda lo giudice, il 3 maggio del 2016 viene fatta la stessa domanda, la pagina 35. Dice: voi lo sapevate per quale reato, per quale titolo di reato era detenuto Pietro Scotto? E lei risponde: no, l'abbiamo, io l'ho saputo quando parlava e gli ho detto questo via, questo qua, lo presti. E Eufrati dice, gli porta la strage di via D'Amelio, dice. Cioè in questo verbale lei dice di aver saputo che Scotto era imputato per la strage di via D'Amelio non da Scopelliti, non da Scotto, ma dallo presti, dopo che lei aveva assistito al suo discorso. E mi sono confuso. Si è confuso quando? Oggi o nel verbale del 3 maggio? Del 3 maggio. Quindi conferma che è stato Scopelliti a dirle sta cosa? Sì, sì. Ho capito. Senta, lei ha detto che questo discorso c'è stato una volta sola. Sì. Nel verbale del 29 settembre 2014, pagina 52, 29 settembre 2014, pagina 52, lei dice, forza, le viene chiesto, è un'unica occasione quella in cui parlate o tornate più volte nell'argomento? No, abbiamo parlato una volta, due volte e poi basta, chiuso il discorso. Cioè lei qua fa riferimento a due volte in cui parlate con... Una volta o due volte, vabbè, ma... Ma il discorso è uno, perché poi questo Scotto è stato trasferito. Lo giudice, sì. Però un conto è che uno dice di averne parlato una volta sola, è uno sfogo, un conto è che dice di averne parlato due volte. No, no, una volta sola. Una volta sola. No, una volta sola. Perché la stessa domanda le viene posta nel verbale del 3 maggio 2016. No, scusi, ho sbagliato io. Nel verbale del 16 ottobre del 2014. E lei in questo verbale dice che sono discorsi che sono avvenuti tre o quattro volte. Pagina 9 e seguenti. Ecco qua. No, allora siccome sia io sia tutti i detenuti andavamo, venivamo, io a Reggio per processo, altri scaglionati, cioè quando mancava uno, quando mancava un altro, che andavano per processi come lo facevo pure io, e questi discorsi sono avvenuti 3-4 volte. È avvenuto una sola volta, dottore. Quindi diciamo ha fatto confusione in questi sì, due sì. Verbali. Guardi che io in quel periodo di questo verbale non stavo bene. Ho capito. Senta, ma quindi Scopelliti le dice che Scotto era stato arrestato assieme a Totò Riina, cioè che era coinvolto nella strage assieme a Totò Riina, giusto? Sì. Nenè Geraci partecipa a questo sfogo, lei ha detto tutti, no, c'erano no, tutti. No. Questo Nenè Geraci passeggiava per i fatti suoi, si stava alla larga da tutti. Perché vede, anche su questo fatto iniziale di come prendete il discorso, sì. nel primo verbale di cui parla queste cose, lei che è la pagina 54 del 29 settembre 2014, le chiedono, senta un'altra cosa, ma lui parlava con lei perché le stava simpatico o c'era un discorso diciamo di legame tra l'organizzazione? E lei dice no, perché allora a questo Scotto gli stavano tutti alla larga, gli altri detenuti. Ma perché? Non lo so perché. Gli stavano tutti alla larga e ogni tanto veniva e passeggiava con me. Cioè lei dice praticamente che questo era un discorso che era avvenuto tra
Pietro Scotto e lei perché tutti gli altri gli stavano alla larga. No. Oggi invece ha riferito di discorsi fatti alla presenza di tutti quelli del passeggio. Allora, dottore, io come detto prima, questa persona passeggiava da sola. Quindi quando sono uscito all'aria insieme a Scopelliti, passeggiavamo con questo Pietro, questo Lopresti, e quindi l'ha chiamato perché dice: che fai, passeggi solo, vieni qua. E questo era. Ho capito, quindi questo verbale anche qua diciamo ha fatto confusione sulla modalità. Sì. E senta un attimo, il fatto che lui lavorasse alla Sielte e assieme al fratello, cioè è circostanza che riferisce lui o gliela domanda a lei, come funziona? No, gli domandiamo sia io che Scopelliti e ci riferisce che lui lavorava alla Sielte. Ma glielo spiega perché il fratello fosse lei, ha detto il fratello era latitante, giusto? Sì. Sì. Glielo spiega perché era latitante, cioè per quale reato, per quale cosa, che tipo di latitanza fosse? Sempre per lo stesso fatto di Borsellino. Cioè era latitante perché era stato raggiunto da provvedimento giudiziario che riguardava la strage di Via D'Amelio. Ed era quindi latitante a tutti gli effetti, diciamo. Guardate, no, io voglio sapere quello che le ha detto Scotto. Lui ha detto che era latitante. Latitante perché è raggiunto da provvedimento giudiziario per la strage di Via D'Amelio. Sì. Perché il 3 maggio del 2016 pagina 144 del verbale della trascrizione, lei sta leggendo in questa occasione una sorta di memoriale che ha predisposto. Lei disse, tralascio la prima parte, lo 007 mi disse, che aveva un'amicizia, in particolare con uno dei componenti della stessa famiglia, Gaetano Scotto, che dopo la morte del magistrato Borsellino si rese latitante volontario perché responsabile dell'attentato dove perse la vita del magistrato e la sua scorta. Sì, sì. Che significa questo volontario? Perché latitante volontario significa che la polizia lo cercava e lui era latitante. Sì, questo è il concetto di latitanza, sì. Ma lei specifica che era latitante volontario, quindi sembrerebbe come dire: io intanto mi butto latitante perché hai visto mai che mi arriva il mandato di cattura, però qua il mandato di cattura non c'è, quindi la chiarisce sta cosa. In che senso ha parlato di latitante volontario? Sì, io ho capito che c'è questo Pietro Scotto, diceva che la polizia lo cercava e che era latitante. Questo ho voluto dire io. Perché c'era un provvedimento a carico del fratello per la strage? Sì. Senta, il fatto che lui si dica, quindi lei conferma che è stata un'unica volta che ha parlato di questa questione con Scotto? Sì, una volta solo ho parlato io. E in quel discorso lui si è sempre protestato innocente? Sì. O ha in qualche maniera poi ammesso la sua responsabilità? No, diceva: io non c'entro niente, dice, io qua, dice, guarda le mani, hai i gatti in te mani, io lavoravo. Perché nel verbale del 29 sempre settembre 2014, le chiedono, dice: ma perché ha precisato il fatto che lavoravano per la società, pagina 51 vi chiedo scusa, perché ha precisato il fatto che lavoravano per la società telefonica? Perché mi è rimasto impresso che lavoravano per la società telefonica Sielte. Sì, ma perché lui precisa? Che bisogno ha di dire il lavoro che fa se non c'è nessuna correlazione tra il suo lavoro e la strage? Perché mi dice che sia lui che il fratello erano stati inquisiti, mi sembra, in quanto lo ritenevano che avevano captato la telefonata del dottore Borsellino. Fino a qui
nulla questio. Ed era vero, che cosa le dissero? Che l'avevano ascoltata abusivamente? Lui diceva a me, dice, mi portano che io ho registrato insieme a mio fratello, a questo qua, quando ha chiamato a casa, tutte queste cose qua. Ma diceva che era vera questa accusa o no? Sì. L'aveva fatto? Sì. E quindi aveva partecipato? Sì. Non aveva premuto. Una volta diceva una cosa, una volta diceva un'altra. Non si capiva niente. Cioè, ha capito qual è il contesto? Sì, sì, ho capito. Cioè, siccome lei ha detto no, lui si è sempre professato innocente e ha escluso. In questo verbale invece lei dice, ma sì, una volta diceva che era innocente e sì, poi invece ha detto no, è vero che abbiamo intercettato, sì, quindi però, l'accusa che mi porta sì, è vero. Cioè, qual è la versione? Sì, però voi, dottore, mi avete domandato se lui si protestava innocente. Io ho detto che lui si protestava innocente. No, scusi, lei in questo verbale però, sempre parlando delle parole di Scotto, dice che Scotto sostanzialmente le aveva ammesso che aveva intercettato col fratello, d'accordo? Glielo rileggo. Ed era vero, che cosa disse? Che l'avevano ascoltato abusivamente. Lui diceva, a me, dice, mi portano che io ho registrato insieme a mio fratello a questo qua, quando hanno chiamato a casa, tutte queste cose qua. E fin qua, nulla questo, perché è un discorso che sta riferendo del contenuto del mandato di cattura. Ma diceva che era vera questa accusa o no? Diceva Scotto che era vera questa accusa o no? Sì. L'aveva fatto? Sì. E quindi aveva partecipato? Sì. Una volta diceva una cosa, una volta ne diceva un'altra. Non si capiva niente. Sì, ma parlava di suo fratello, non di lui, dottore. Scusi, però la domanda è... Ho sbagliato io, sì. Ma diceva che era vera questa accusa o no? Sì, l'aveva fatto? Sì. E quindi aveva partecipato? Sì. Cioè lei ripete tre sì su cose... Mi sono confuso, dottore. Io non è... Oh, senta un attimo, e di questo Aiello, giusto? Sì. È il nome che sente fare. Sì. Che cosa ha detto in quella occasione? Abbiamo capito che ne è solo uno. In quella occasione, come ho detto prima, gli dava la colpa a questo Aiello che da quando aveva preso amicizia con suo fratello l'aveva rovinata a tutti. Questo diceva. Oh, le specifica che cosa aveva fatto in relazione a Via D'Amelio Aiello? Cioè, se aveva avuto un ruolo e se sì, che cosa? No, no. No? No. Allora. Aspetti, dottore, scusi. Sì. E allora, lui diceva... Dice che è stato lui, dice, che ha premuto i pulsanti. È stato lui che ha fatto scoppiare la bomba a casa di Borsellino. Questo dice. Ho capito. Aggiunge qualche particolare? Cioè dice solo questo? Sì, dice solo questo. Che ha fatto scoppiare la bomba? Sì. Ed era stato da solo a fare sta cosa o c'erano altre persone di mezzo? C'erano altre persone. Con altre persone? Però altre persone in che ambiente? Andiamo piano. Sì. Lui dice, è stato lui che ha fatto scoppiare una bomba. A fare scoppiare la bomba che significa? A casa dalla madre di Borsellino. Ma far scoppiare la bomba che significa? Aveva premuto il pulsante, aveva fatto altro? No, basta. Dice, è stato lui a fare scoppiare la bomba di Borsellino. Ha fatto scoppiare la bomba, genericamente sì. Così? Sì. Ed era stato con altre, lui assieme ad altri. Sì. Gli dice questi altri di che? No. Se fossero mafiosi, se fossero altre persone. Lui accusava i servizi. Accusava i servizi, sì, e i che servizi. C'entra Quagliello? Perché vabbè, questo lo riprendiamo più avanti. Dice, è stato lui insieme ai servizi. Basta. È stato lui insieme ai servizi. Sì, basta, è così il discorso. E ha messo in mezzo a questa questione anche mafiosi di qualche territorio? No. Sì, dottore. E dove fosse? Scusate, tenete conto che quando lui diceva queste cose era fuori di sé. Sì, va bene, questo è chiaro. Lei riferisce questioni che le sono state dette poi. Senta, ha fatto riferimento proprio al luogo di Via D'Amelio in qualche maniera? No. Quindi non le ha
citato niente? No. Ma dove poteva essere questo signore per far scoppiare la bomba? Niente. No, nulla? No. Quindi non le ha parlato di possibili luoghi? No, no, no. Senta un attimo. Allora, lei ha detto, mi dice genericamente che ha fatto scoppiare la bombola. Scusi, la bombola, le chiedo scusa, la bomba. 29 settembre 2014. Pagina 47. Io l'ho chiesto se aveva fatto riferimento al telecomando. Lei dice, disse che questo aiello era stato mandato dal servizio centrale, era stato mandato dai servizi segreti a mettere questa bomba, e fin qua non c'è nessuna questione, al procuratore, e che era stato lui a schiacciare il bottone. Questa dichiarazione, signor lo giudice, lei la ripete anche nel verbale del 16 ottobre del 2014. Ma questa è dichiarazione o è... È una dichiarazione che fa lei. No, scusi, è dichiarazione o è memoriale? No, no, è una dichiarazione. Confondiamo, perché io... No, no, guardi, signor giudice, io sto leggendo, noi memoriale non ne abbiamo. Io sto leggendo verbali di interrogatorio che lei rende... Questo qua, che le ho letto, alla procura di Reggio Calabria e Catanzaro. Successivamente alla procura di Reggio Calabria. Verbale del 29 settembre 2014, lei dice, era stato mandato ai servizi segreti a mettere questa bomba al procuratore, che era stato lui a schiacciare il bottone. Questa stessa dichiarazione lei la fa anche in un verbale successivo. Pagina, che è quello del 16 ottobre. Pagina 8. Sì, Giovanni Aiello, poi torno. Questo indegno, questo bastardo ci ha rovinato a tutti, ma perché ce l'aveva con lui? Perché dice che lui ha spinto il pulsante per far scoppiare la bomba al giudice Borsellino. Cioè, in due verbali di interrogatorio consecutivi, lei fa riferimento al fatto che Aiello avrebbe fatto scoppiare, avrebbe premuto il telecomando, insomma, fosse... Oggi ha detto che ha fatto scoppiare la bomba genericamente. Io l'ho chiesto anche se aveva fatto riferimento al telecomando e lei mi ha detto di no. Vabbè, questo, dottore, lo riprendiamo più avanti. No, dico, questa dichiarazione, sì. Innanzitutto, voglio capire, la conferma è così? Cioè, Scotto le disse se aveva premuto il telecomando o no? Guardi, quello che ho capito io, quello che mi ricordo, dice, è stato lui a fare scoppiare la bomba. Scotto le disse che era stato a collocare l'esplosivo nella macchina? No. A preparare proprio la bomba? No, 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 dottore, no. No. Allora, verbale di interrogatorio del 3 maggio 2016. Pagina 145. Lei sta leggendo ai magistrati un memoriale che ha sul computer. E dice questo, sempre in riferimento a Via D'Amelio, mi disse, sta riferendo parole che le avrebbe detto poi, no, scusi, la domanda è, oltre, allora su questo torno, perché stavo commettendo un errore, io le chiedo scusa. No. Lei ha detto che non fece alcun riferimento a luoghi. Nel verbale del 29 settembre 2016, del 2014, pagina 47, lei dice, riferendo sempre a quello che avrebbe detto Pietro Scotto in quell'occasione, disse che questo aiello era stato mandato al servizio centrale, era stato mandato ai servizi segreti a mettere queste bombe al procuratore e che era stato lui a schiacciare il bottone. Questa gliel'avevo già letta. Aiello. Sì, Aiello. Dice, ci avevano un appartamento lì vicino e questo aiello era là dentro. Ma io mi riferisco a Aiello, non a Scotto. Sì, ma poi io le ho chiesto, Scotto le ha mai parlato di luoghi vicino alla strage dove questo potesse essere? E lei mi ha detto, no, di queste cose non me ne ha mai parlato. Lei, questo verbale, questa dichiarazione, sta riferendo racconti che le avrebbe fatto Pietro Scotto nel carcere della Sinara. E gliela rileggo. Disse che era stato mandato ai servizi segreti a mettere questa bomba al procuratore e che era stato lui a schiacciare il bottone. Sì, Aiello. Dice, ci avevano un appartamento lì vicino e questo Aiello era là dentro. Cioè Scotto le avrebbe detto alla Sinara che Aiello ci aveva un appartamento lì vicino ed era nascosto là per premere il telecomando. Guardi, io non mi ricordo.
che non se la ricorda? No, non me la ricordo veramente, non me la ricordo perché poi... Perché veda, signor lo giudice, questa dichiarazione lei la riprende anche più avanti, ma questo verbale. Mi scusi, dottore... Prego. Dottor procuratore. Sì. Io, dal 2007 in poi, parlo di Aiello. E quindi io dico molte cose su questi fatti. Sì, ma infatti adesso ci arriviamo su Aiello, non si preoccupi, io mi voglio fermare un attimo alla Sinara, perché... Si stanno facendo confusione. No, 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 guardi, gli rassicuro, io sto leggendo cose che riguardano il suo periodo di detenzione alla Sinara e che le avrebbe detto Pietro Scotto. Su quello che poi riguarda Aiello in prima persona ci vediamo da qua a poco. Ma io sì, le sto leggendo passaggi di dichiarazioni, sì, in cui lei riferisce le confidenze che Pietro Scotto le fa alla Sinara. Guardi, può essere, io non mi ricordo, non mi ricordo, vi dico la verità, io non mi ricordo. Perché vede, nel verbale, cioè lei ci torna più oltre su questa questione, a pagina 120-121, sempre dello stesso verbale, si sta verbalizzando sinteticamente quanto lei ha detto finora. E lei dice, in alcuni discorsi mi ha confidato che oltre a suo fratello e lui, che erano implicati su questo fatto, gli inquirenti ritenevano come intercettatore telefonico, c'era Giovanni Aiello, questo Giovanni Aiello, quello che mi ha detto lui, sì, salto quello che c'è dopo perché mi serve per una domanda, era dei servizi segreti, pagina 121, dice che al momento in cui è scoppiata la bomba il dottor Borsellino, questo Aiello era in un appartamento nelle vicinanze, o se non ho capito male, in qualche albergo là vicino. Cioè lei riprende in questo verbale la stessa dichiarazione e aggiunge un particolare. Appartamento o un albergo là vicino. Sì, ho capito. Allora, io le ripeto. Perché la stessa dichiarazione, scusi lo giudice, lei la fa anche nel verbale del 16 ottobre 2014. A pagina 8 lei continua a parlare di, secondo quello che le dice Scotto, che Aiello era nascosto in un appartamento o in un albergo, ora non ricordo. Pagina 8, sì, dice, questo indegno era nascosto là, dice, in un appartamento, in un albergo, non mi ricordo, dice. Cioè, sono tre dichiarazioni che lei fa in due verbali di seguito. Questa cosa se la ricorda, gliel'ha detta Aiello, gliel'ha detta Scotto, sì o no? Guardi, come le ripeto, quando io parlo di Aiello, dal 2007 in poi, dico molti particolari. Lo giudice, questo io l'ho compreso, adesso a tutti questi particolari ci arriviamo. Io mi sto fermando sulla codetenzione con Pietro Scotto e quello che Scotto le ha confidato. E allora, siccome lei ne parla in due verbali e in un verbale per due volte, io le chiedo, la ricorda questa confidenza di Scotto sull'appartamento, sull'albergo, sì o no? Non mi ricordo. Non se lo dico ricordo. La verità, io non mi ricordo. Perché a e di questa questione del luogo, lei ne ha mai parlato con Aiello? Poi ci arriviamo alle occasioni, io voglio fermarmi a questo. Cioè Aiello le ha mai detto questa questione? Sì. Cioè? Il luogo, dove era nascosto? Sì. Sì, tutto. Che, mi dice solo questo passaggio, che cosa le dice Aiello? Aiello mi dice che... Solo del luogo voglio sapere. Il luogo? Il luogo era un... Sulla cima di una montagna c'era un albergo o un grande residence, qualcosa del genere, che era in una stanza di questo lussuoso albergo. Quindi, che era nascosto in una lussuosa stanza di un albergo su una montagna? Sì, che vedeva, almeno come mi spiegava lui, la casa della mamma del magistrato la vedeva da su a giù. Un albergo o residence? Sì. Quindi dell'appartamento non gli dice niente? Era dentro una stanza di questo albergo. Dentro una stanza dell'albergo. Ho capito. Senta. Le disse qualcosa sull'appartenenza ai servizi di questo Aiello Scotto? No.
le disse mai Scotto se era stato addestrato da qualche parte? No. Allora, pagina 48 del verbale del 29 settembre del 2016. Pagina 48, 2014, vi chiedo scusa. Pagina 48, sempre riferendo dello sfogo che fa Pietro Scotto. Lei dice, io non c'entro niente, è stato Aiello, che c'entro io? E quella è la prima volta che sente parlare di Aiello? Sì. Ed è in quell'occasione che fanno riferimento all'attività di addestramento in Sardegna? Sì. E che cosa dice? Dice che questo qui era addestrato dai servizi segreti in Sardegna. No, no, dottore, no. Lo so, però è una dichiarazione che fa lei. Sì, sì, ho capito. No. Non è così, non è vera questa dichiarazione. No, no, e qua si sta facendo confusione perché non lo so, allora, guardi, quello che scusi, ho scritto io al computer io lo giudice, io le chiedo scusa, però abbia la compiacenza di non mettere in dubbio quello che io le dico, nel senso che le sto leggendo passaggi di verbali di interrogatori. Lei non si deve offendere perché si sta facendo confusione perché allora quello che ho scritto io è quando Aiello parla con me e mi racconta tutta la sua vita. E allora sì, lui mi racconta tutta la sua vita, Sardegna, addestramenti, Alghero. Però scusi, lo giudice, scusi un secondo. 29 settembre 2014, qui non è memoriale o quello che l'ha detto Aiello. Questo si sfogava perché dice io non c'entro niente, faceva lo Presti o lo Scotto? Lo Scotto. Scotto, io non c'entro niente, dice, è stato Aiello, che c'entro io? E quella è la prima volta che sente parlare Aiello? Sì. Ed è in quell'occasione che fanno riferimento all'attività di addestramento in Sardegna? Sì. E che cosa dice Scotto? Dice che questo qui era addestrato dai servizi in Sardegna. In Sardegna dove? L'ho detto io, non mi ricordo, Alghero. E che dice? C'erano pure le donne. Cioè questa è dichiarazione che lei fa sulla dichiarazione, che sulla confidenza di Scotto, non di Aiello, capisce? E non solo, nel verbale del 3 maggio 2016, pagina 32, ricorda altri particolari che ha sentito fare da Pietro Scotto sul conto di questo Aiello? No, sia sulla persona sia su quello che avrebbe fatto questo Aiello, niente, diceva che era dei servizi e che era stato in Sardegna, che è stato in Sardegna. Cioè, lei in due verbali di interrogatorio ripete che Pietro Scotto le avrebbe detto che questo Aiello era dei servizi. Dottore, e che era mi sono sbagliato io. Quindi si è sbagliato nei due verbali. Sì. Ho capito. Ma la ragione di questo errore la vuole chiarire? Io, guardi, dottore, mi sono sbagliato perché io non mi ricordo che ho detto queste cose. Non mi ricordo. Mi sono sbagliato io. Che devo dire? Prego. Oltre a Aiello, a Giovanni Aiello lo ha chiamato anche in qualche modo, con qualche soprannome? Sfregiato. L'ho sfregiato. Glielo sì. Spiega perché? Perché... Ah, se mi spiega perché. Sì. Dice che... Dice... Però parlando con Aiello, con Lopresti, dice ho sfregiato quello che spararono in faccia quando era in Sardegna. Quello che questo lo dice Scotto? Sì, sì, Scotto lo dice. Senta, io ho letto tutti i suoi interrogatori, in realtà questa particolare a me non risulta, perché l'unica volta in cui lei fa riferimento a questa questione dello sfregiato è interrogatorio del 3 maggio 2016, pagina 31. Lei dice quel discorso, Aiello dice, gli diceva Lopresti, così a una Canusci dice, come dice, lavorava a Savo Lorenzo, la polizia, la questura, lei non lo conosce e l'ho detto poc'anzi. Questo lo diceva Pietro Scotto a Lopresti, sì sì, usfreggiato, dice, usfreggiato, quindi lo chiamava, se Aiello sia usfreggiato, sì. Però del fatto che, e poi pagina 32, niente, diceva che era dei servizi e che era stato in Sardegna, che è stato in Sardegna, che era sfregiato quello, da qua faceva un segno così, dice che l'hanno sparato in faccia, forse a questo qua, si toccava la guancia destra, ma che fosse stato sparato in Sardegna, lei non lo dice, in questo verbale. No. No. Cioè, è un ricordo che le è venuto ora, o sta facendo confusione oggi, o non ha fatto confusione in questo verbale? Avrò fatto confusione, dottore. Quando? Oggi in questo verbale?
In questo verbale. In questo verbale. Quindi Scotto le dice che era stato sparato in faccia in Sardegna. Sì. E l'ha chiamato in altro modo, oltre che sfregiato? O butterato. O butterato. E le dà una descrizione, le dice quanto è alto, altre cose? Cioè, gli dà una descrizione fisica di suo... Vi dà una descrizione fisica di suo... No. Allora, pagina 120 del verbale del 29 settembre 2014 dice, sempre queste confidenze: in alcuni discorsi mi ha confidato che oltre a suo fratello e a lui, che erano implicati su questo fatto di Borsellino, che loro gli inquirenti li ritenevano come intercettatori telefonici, c'era Giovanni Aiello. Questo Giovanni Aiello, quello che mi ha detto lui, aveva la faccia bruciata. Cioè qua dice una cosa diversa, perché lei ha detto lo sfregiato, qua parla della faccia bruciata e aggiunge: era alto circa 1,85 m, 1,80 m, era dei servizi segreti. Cioè Scotto, nel periodo di comune detenzione, in questo verbale dice che aveva chiamato Aiello non solo come Aiello, ma anche come quello con la faccia bruciata, che era alto 1,80 m, 1,85 m. Sì, ma lui era bruciato, butterato, sparato. Ne diceva in quello sfogo l'ha chiamato, sì, in tutti i modi. Sì. Lo ha chiamato anche in altri modi? Non mi ricordo. Perché ricordo. 16 ottobre 2014 lei dice che Scotto aveva parlato di questa persona come uno con la faccia da mostro. Sì. Quindi sì. Anche questo ho detto. Ho butterato. Sfregiato. Perché del butterato non ci sono dichiarazioni in questo senso, io glielo faccio presente, però lei lo conferma, dice l'aveva chiamato anche. Sì, lo confermo oggi. Senta, ok, qua penso di aver scritto. Lei l'ha mai conosciuto personalmente poi questo Aiello? Sì, io lo conosco nel 2007. Se può cortesemente raccontare, sì, alla corte proprio in maniera dettagliata questo primo incontro, dove avviene. Vuole che dico questo incontro o perché? No, prima mi dica l'incontro, poi vedremo ai motivi. Sì. Cioè, allora, l'incontro è avvenuto a Reggio Calabria, sul posto di lavoro, dove c'ero io, c'era Giuseppe Villani, Consolato Villani e un certo Mercurio, un altro dranghetista. Arriva là il capitano Saverio Traguzzi della DIA di Reggio Calabria e si avvicina al tavolo dove noi eravamo seduti. Io presento il capitano a tutti e il capitano presenta questa persona che in un primo momento dice: questo è un mio collega. E basta, finisce così? No, posso... No, dico, questo incontro poi come si svolge? Cioè, parlate, discutete oppure... No, questo incontro, dopo che ci siamo presentati, io, Aiello, che poi ho saputo che è Aiello, il capitano, ci siamo portati in un altro luogo. Voi tre? Sì, tutte e tre. E avete discusso? Sì. Anche Aiello ha parlato? Sì. Scusi, di che avete discusso, giusto per capire? Senta,
io voglio riferimento eventualmente solo all'oggetto e non a dettagli, ho d'accordo? Capito, ho capito. Voglio riferimento solo all'oggetto della discussione, sì. Non i dettagli, sì, non quello bene, che può riguardare qualsiasi tipo di dettaglio su questa vicenda, e va questo bene. È un avvertimento che le faccio anche per il futuro dell'esame, cioè va queste bene. Circostanze, queste circostanze noi non possiamo entrare. Sì. L'oggetto di questo colloquio qual è? L'oggetto di quel colloquio era di farmi conoscere una persona, il capitano, di farmi conoscere una persona, sarebbe Aiello, che aveva un filone dove io avrei potuto fare degli acquisti di tipo criminali, possiamo definirli così. Ok, cioè era per affinché Aiello potesse consentirle di comprare delle cose dal punto di vista criminale. Sì. Ho capito bene? Sì, sì. Oh, e di questa questione voi discutete già in quella no. questione? No, io voglio sapere solo se lei interloquisce con Aiello o meno in questa quando questione. Quando noi ci allontaniamo, sì. Il capitano dice: questa è la persona che ti avevo detto io. Vedi che si chiama Giovanni Aiello. Ci siamo presentati. Dice: ora mettetevi d'accordo, vedi un poco come dovete fare. Ho capito. Lei in quel momento ha capito di chi parlassimo? Sì, quando mi ha detto Aiello, l'ho guardato in faccia, ho capito con chi stavo parlando. Aiello ha parlato in quell'occasione con lei? Aiello mi ha detto: ci vediamo in settimana. Ci vediamo in settimana. Sì. Lei ha capito che cosa nel momento in cui l'ha presentato questo Aiello? Che era Giovanni Aiello, quell'Aiello di cui Pietro Scotto mi era parlato alla Sinara. Quindi collega subito? Sì, subito. Quindi ci vediamo settimana prossima? Sì. Ok. Ci vediamo in settimana, scusi, ho riassunto male. C'ho la buca del suggeritore. Senta, ma queste altre persone, Giuseppe Villani, Consolato Villani e questo Mercurio, erano lì per un qualche motivo specifico? Sì, stavamo discutendo sempre una simile faccenda di quella di cui dovevamo discutere con Aiello. Senta, questo lo possiamo dire, state discutendo di che cosa, dell'acquisto di che cosa? Allora, io... No, sinteticamente, voglio solo sapere... Sempre armi. No, state discutendo di armi, sì. Ok? E questo Mercurio, chi lo aveva chiamato là? Consolato Villani, Giuseppe Villani. Lei aveva dato incarico a qualcuno di contattare questa persona? No, è stato Giuseppe Villani a incaricare il figlio di andare a casa dai parenti di questo qua e di fissare un appuntamento. Ma a Giuseppe Villani chi l'aveva detto che bisognava incontrare questa persona per comprare armi? Ma lui l'ha portata per presentarla a me. Sì, ma lei gli aveva chiesto a Giuseppe Villani o è stata un'iniziativa? No, è stato... Quindi lei incarica Giuseppe Villani di contattare questo tizio... Perché questo tizio dove risiedeva? Posso spiegare questa cosa? Sì, prego. Allora, siccome c'erano delle faccende a Reggio Calabria fra me, i Condelli di Stefano e Tecano, e quindi cercavo di acquistare armi, intanto il capitano ancora non aveva portato questa persona per presentarmi, quindi io girava a 360 gradi a recuperare armi. Quindi ne parlai con Giuseppe Villani e ho detto: io se a qualcuno se era possibile acquistare armi, dice: c'è una persona, dice, a Verona, che abita a Verona, dice. Dice: adesso manda mio figlio e vediamo se prendiamo un appuntamento. Consolato Villani si reca a casa di questo, dopo un paio di giorni dice: guarda che scenderà fra agosto e settembre nel periodo delle ferie. Eh,
E quindi è sceso poi questa persona per questa questione. Ok, senta, ma facendo una piccola parentesi che mi serve per farle di una domanda. Innanzitutto se lei può descrivere che tipo di rapporti aveva con Consolato Villani. Consolato Villani è mio cugino, era il mio braccio destro, l'ho cresciuto, posso dire che l'ho cresciuto. Era di famiglia. Faceva parte della sua Sì, cosca, sì, sì, sì. Sì. era affiliato formalmente, aveva un ruolo in quel momento nel 2007 Consolato Villani, un ruolo all'interno dell''Ndrangheta. Sì, era evangelista, no? Evangelista, quindi Sì. fa,